Prego, grazie. Io ringrazio il Presidente Berlusconi, l'Ufficio di Presidenza e i tre coordinatori, l'Onorevole Verdini, l'Onorevole La Russa e l'Onorevole Bondi, per la fiducia che mi hanno dato per ricoprire questo importante incarico che ha una funzione essenziale, dire che il processo di aggregazione di quelle componenti che nel 2008, prima vincendo le politiche, poi con il congresso del 2009, confluirono nel Popolo delle Libertà, giunge a compimento e si compie attraverso una scelta politica che ha anche un suo significato strutturale. Un partito che non è più la federazione di tanti che entrano, che ha compiuto il proprio processo di fusione, di amalgama, ha un solo coordinatore, ha un solo segretario nazionale, così come appartiene agli statuti e alle prassi degli altri partiti. Io ringrazio davvero i coordinatori, l'onorevole La Russa, l'onorevole Verdini e l'onorevole Bondi, perché piuttosto che porre un diaframma rispetto a quello che era l'epilogo fisiologico di una storia, cioè la storia di questi due anni, dal congresso del 2009 ad oggi, hanno invece agevolato questo compito. Credo che il tutto sia stato fatto con stile molto vicino a quello del Presidente Berlusconi, dimostrando che un partito maturo è in grado di innovare senza decapitare, è in grado di creare una squadra ampia dove tutti hanno una proiezione, dove tutti hanno una possibilità di esprimere il meglio delle proprie capacità e delle proprie energie. Da oggi si riparte e l'obiettivo è vincere le elezioni politiche del 2013. Con il dovuto rispetto, ma con il sorriso ironico che la circostanza merita, abbiamo preso atto anche del fatto che la sinistra, avendo vinto due città, ed il PD specificamente, avendo vinto due città che non voleva vincere con quei due candidati, perché il candidato della sinistra del PD a Milano era Boeri e quello del PD a Napoli era Morcone, sta festeggiando e addirittura chiede le dimissioni del governo in ragione dell'esito di Milano e di Napoli. Calcisticamente è come se una squadra che è in vantaggio pretende di sospendere la partita al 60° invece che al 90° minuto perché è in vantaggio. Ora, posto che noi contestiamo che siano in vantaggio, è davvero l'atteggiamento di chi non ha preso atto, non lo so, che negli Stati Uniti il presidente Obama, stimato e apprezzato da tutti noi, governa con una Camera addirittura a favore e una contro, e qui invece si chiede un comportamento diverso. Abbiamo anche riflettuto sulle aggettivazioni che hanno connotato l'esito delle elezioni amministrative ed io personalmente ho fatto l'esercizio di recuperare gli articoli con cui il principale quotidiano della sinistra, e cioè Repubblica, ha commentato la caduta del Berlusconi primo nel 1995, la vittoria del centro-sinistra nel 1996, la vittoria delle regionali del 2005 del centro-sinistra e la vittoria delle elezioni politiche del centro-sinistra. Sembrano fatte con lo stampino, tutte e quattro le circostanze, in tutte e quattro le circostanze si è detto che il partito del Presidente del Consiglio era finito, che stava per implodere, che Berlusconi era al declino, che il centrodestra non aveva prospettiva, sempre con la pretesa magari di scegliere all'interno del centrodestra quale fosse il migliore uomo del centrodestra, che solitamente coincideva con quello che dava ragione a loro e faceva perdere a noi. Dunque, noi siamo convinti che con un percorso serio in questi due anni, fatto di riforme, è fatto di una affidabilità di governo che il centro-sinistra nelle due occasioni in cui è stato chiamato a governare non ha dimostrato, perché il caravanserraglio del 96-2001 ha prodotto quattro governi in cinque anni e quello del 2006 ha riportato l'Italia al voto nel 2008, consapevoli del fatto che noi invece nei due quinquenni di governo che ci sono stati assegnati abbiamo dimostrato di essere uniti, coesi e di avere capacità e cultura di governo, ci candidiamo a vincere le elezioni politiche del 2013. Non sarà un percorso facile, ma chi ritiene di avere la vittoria in tasca si illude, perché noi abbiamo gestito la crisi economica internazionale con grande affidabilità, perché siamo stati un paese serio rispetto ai mercati internazionali, l'abbiamo gestita senza porre ulteriori tasse nelle tasche degli italiani, siamo il governo che ha perso di meno in Europa
nel triennio 2008-2011 e siamo il partito moderato in Europa più forte, e la nostra delegazione al Parlamento europeo è la delegazione più forte perché il PDL italiano non teme confronti rispetto agli altri partiti dei conservatori o del centrodestra europeo. Tutto questo mi serve per dire, come dicono gli economisti, che i fondamentali ci sono per poter superare questa fase e vincere le elezioni del 2013. Bene, molte grazie. Credo che anche l'ora lo dica. Ci consegneremo in altra occasione alle vostre domande.